Mi chiamo Nando Morricone, sono romano de Corviale e sono vittima della crisi. La crisi del porno. Gliascoltabili.it presenta Art Corviale. Non c'è sesso senza buffering. Non c'era tempo da perdere. A momenti i carabinieri sarebbero arrivati dentro casa mia e ci avrebbero trovato tante di quelle piante di Maria che manco la foresta amazzonica. Derek non riusciva a star fermo. Ah sì, si devo inventare qualcosa. Pensa. E che penso? Penso che mi ha messo in un casino. E no, io semmai t'ho salvato dal casino, con quelli dell'hotline. Ma che ne so io che te fai venire caramba a casa? Derek c'aveva ragione. Mannaggia a me e a quando mi ero fatto convincere da Don Arfio a far venire i carabinieri per firmargli la deposizione. Vabbè, stiamo calmi. Te lo dico io come facciamo. Qua ci vuole un codice ADA. Un codice che? Il codice ADA era un codice che si eravamo inventati io e Cesaretto. Quando che Ada mia andava da sua madre, che poi era mia suocera, io per non venire dicevo che restavo a casa e facevo le ricerche per Alberto, che è il mio figlio. E ad essere sinceri, l'idea geniale, una volta tanto, gli era venuta a Cesaretto. A Cesare, mi servono i 15. Devo fare una ricerca sui gladiatori. I 15, o dice il nome. Era un'enciclopedia dei 15 volumi dell'anno 80. Ma quale 15, Anà? Te porto Ben Hur. Ben-Hur, che te lo dica a fa? Era un porno storico. La storia di uno schiavo superdotato e ribelle. Ma fatta proprio bene. Un colossal. A ricerca venne una bomba. Alberto prese 8. Da quel giorno, tutti i sabati pomeriggio, con Cesaretto studiavamo storia. C'era da fare la ricerca sugli indiani d'America? E noi ci avevamo, porca ontas, la storia della Pacifica indiana che dava il benvenuto a Colombo e a tutte e tre le caravelle. Ti serviva Omero? Eccola là. Pene e i proci. La storia della mucchia donna di Penelope, intanto che aspettavo l'isse suo. La saga del Re Artù? La mazza nella roccia. E quindi? Quando che Ada stava per tornare, il problema era farle trovare la ricerca scritta. Allora, mentre che io scrivevo appena sul foglio, Cesaretto creava il diversivo. Ah, ho capito. Tipo che la teneva impegnato con una scusa. Bravo. Non lo so come faceva. Se la teneva impegnata fuori di casa. Ma pure per un'ora. Hai capito, Cesaretto? Ha capito che? Ma perché a te è mai venuto il sospetto? Ma che stai a dire? Oh, stai a parlare di mia moglie? E il sospetto mi rimase. Ma non era il momento di approfondire. Un codice ADA. Ha capito bene. Ci serve subito. Devi venire qua, sbrigati. Ma lungo. Lunghissimo. Devi tenere impegnato il maresciallo più tempo che puoi. Di che si tratta? Roba di droga. Anandu, ma che te fai? Non me faccio, ma se non si sbrigiamo, sta telefonata la finiva Regina Celi. Non c'era tempo da perdere. Derek, piglia tutte le piante, sradicale. Ma che sei pazzo? Oh, io non ci voglio finire al gabbio. Fa come te dico io. Mentre che Derek con le lacrime strappava le piante, e lo capisco perché pure io mi c'ero affezionato, prese il fornello da campo e la pignatta grande, quella che Ada usava per fare la salsa di pomidoro. E mo? Mo le infiliamo tutte dentro e le famo bollire. Come diceva Ada, quando che è bollita la verdura è tutta uguale. Non avevo finito di parlare che sentì uno sparo. Ma che so, caramba! Oddio! Cesaretto! È lui, meno male, è vivo. Oh, un po' capì quant'è cattiva! Chi? La marescialla! È una donna? Una donna! È un demonio assetato di sangue, ma pure sparato! Fammi scappare! Chiamami quando tutto si è calmato! Aspè, ma dove sta questa? Sta salita te! Con Derek infilammo de corsa tutte le piante dell'acqua che bolliva. Quando che suonarono alla porta. Era lei, la marescialla. Entrò che era al telefono con la centrale. Gli stava a comunicare i dati di un presunto maniaco, acquattato nell'ombra, pronto a saltarle addosso. Mi voleva portare non so dove. Vieni con me, diceva, sto porco. Manda una pattuglia subito.
Scrivi, si ricerca un uomo che dice di chiamarsi Cesaretto, altezza... 1,70, 1,73. Magro. Però un po' di panza ce l'ha. Capelli bianchi. Quelli che gli sono rimasti. Possibile maniaco sessuale. Capii che la situazione si stava a fare difficile. Dovevo dire qualcosa. Signora marescialla, guardi, c'è un equivoco. Quello, Cesaretto, può sembrare un po' strano. Ma perché? Lei lo conosce? Gli dissi di sì. Cesaretto lo conoscevano tutti in zona. Ma che è? Il matto del quartiere? Una specie. Lei sarebbe? Io? No, io faccio compagnia a lui, l'aiuto. E il badante? Tipo, faccio volontariato. Oh, che badante? Io mi bado da solo. Gli do una mano, tipo in cucina. La marescialla si guardò intorno. In cucina le piante bollivano e c'era tanto caldo e vapore che pareva di stare alle terme dei papi di Viterbo. E che state cucinando? Oh, stanno in cucina. Gli spiegai alla marescialla che se stavamo a preparare una scorta di cicorietta selvatica. Che brutta. E dove l'avete presa? Quantorno. E la mangiate così? Con tutte le radici e la terra? Ma è commestibile? In tempi come questi, quando sei povero, tutto è commestibile, maresciallo. Per fargli vedere che era vero, mi buttai giù una mestolata di brodaglia. Azzi, ma che sei matto? La marescialla intanto ricevette una telefonata. No, lascia stare. Il maniaco è un falso allarme, un povero disgraziato di zona. Sì, un caso umano. Si zittì all'improvviso e si fece seria. Poco dopo ritornò a parlare e diede i numeri. Scrivi 25, 32, 48. Hai capito bene? Mi prese in corpo. A Derek, questo ha sgamato tutto. Perché? Parla in codice coi colleghi per non farsi capire da noi. 25 sarà la droga, 32 lo spaccio e 48 i manetti. Ma sei sicuro? Ma che non l'ha mai visto il commissario Rex? Questa moce manna i cani. Oddio, mi sento male. Da quel momento in poi le cose si fecero parecchio confuse. Tutto quel brodo di Maria che m'ero bevuto evidentemente mi aveva fatto effetto. Mi ritrovai senza saper come, per magia, dentro un set a luci rosse. Intorno a me ci stavano tutte, dalla C di Circiolina alla Z di Zora. E poi c'era lui, Rocco. Faceva il regista. Avevano chiamato al più bravo per dirigere il protagonista di sto Colossal. E il titolo era L'oggetto del desiderio. E quello desiderato, che te lo dica fa, ero io. Vestita all'orientale, uscivo da una lampada, come il genio da Aladino. Solo che a sfregarmi erano Sughia, Iacula e Magamaghella. Però come diceva che dovevo fare l'uomo oggetto, una specie di capriccio sessuale per tutte le donne. E a me non mi pareva vero. Capirai, mi stava a dirigere il maestro. E mentre che facevo l'uomo oggetto e ballavo con le piume e con i veli pure per Yolanda, Beelzebub e Ulula, sentì una voce. Non vedevo la faccia, ma quella voce era per me inconfondibile. Era la voce della Bruna Rescotta e mi chiamava sensuale come solo lei poteva esserlo. Nando, Nando, Nando. Io la cercavo con lo sguardo, in mezzo a Selenia e Lucifera. Non la vedevo, ma quella voce non me lassava. Nando, Nando, Nando. Fu allora che aprì gli occhi e me la ritrovai davanti. Era Mirella, che mi teneva una pezza bagnata sulla fronte. Era tutto un sogno. Stavo sul letto, sì, ma era quello di casa mia. De noce intarsiata, con l'angioletti, che ad Ada gli piacevano tanto, mentre a me mi sono sempre sembrati due guardoni tra le fratte. Eppure mo mi mettono a disagio, che pare che ridano e stanno a guardare proprio al lato mio del letto. Nando, come te senti? Mire, che ce fai qua? Che è successo? M'ha chiamato Derek, preoccupato. Dice che a un certo punto sei collassato. In quel momento, meno male, entrò Derek. Azzi, te sei ripreso. Parevi Login Jack, quello dei creepypasta. Ma quale pasta? Non c'ho fame. Mi sento tutto disturbato. Ah ma, perché non gli fa una camomilla a Nando? E certo. Se non lo vuoi il canarino, o preferisci, na? Sì, grazie, lo preferisco.
Quando che Mirella se ne andò e restammo soli, subito gli chiesi a Derek: «Au, ma mi fai capire com'è andata?» «È andata benissimo. La marescialla ci è cascata con tutte le scarpe. È recitato da Oscar.» «Ma quale Oscar?» «Quando che sei caduto, che hai fatto finta di star male.» «Au, io stavo male per davvero. Ma mondo sta la marescialla?» «E niente, ti ha fatto firmare la deposizione e poi se n'è andata.» «Pure la deposizione ho fatto.» «L'hai fatta, l'hai recitata. Gli hai fatto pure la parte da Bruna che scotta.» «Ah, meno male. Allora tutto a posto. I numeri in codice 25, 32 e 48? «E quelli devi poi giocarsi. Stavo a ordinare cinese coi colleghi.» «E il 25 erano gli involtini primavera. E il 32 gnocchi di riso. E il 48 l'andra alla pechinese. Quando che Derek e Mirella se ne andarono, rimasi solo. E girava ancora la testa. Certo che ormai tra porno e droga, altro che gioventù bruciata. Ada, dalla foto tra Padre Pio e l'ultimi tre papi, mi guardava con uno sguardo che non era di improvero, de più. Lo so, Ada, del porno mi posso pure prendere la colpa. Ma la droga è stato un incidente. Se devo dire la verità, però, non è che proprio mi ero pentito. Pensai di travasare il brodo di Maria per conservarlo. Tante volte dovesse saltare la connessione del wifi. E il porno, invece di guardarlo, me lo posso sempre girare nella testa mia. E a proposito di testa, fu a quel punto che mi ricordai. Oddio, Cesaretto! Era ancora latitante. Anandu, ma che fine hai fatto? Sono le 3 di notte. Ha voglia a chiamarti. Scusa, Cesare, ho avuto un problema, ma mo' è tutto risolto. Meno male. No, perché io ho pensato, i carabinieri mi inseguono. Devo scappare e a forza di scappare, mo' sono arrivato a Civitavecchia. Che faccio? Mi imbarco per la Corsica o torno indietro? Avete ascoltato Hardcore Viale, non c'è sesso senza buffering. Una serie ideata e scritta da Fabio Di Ranno e Valeria Giassi. Musiche di Dario Vero. Produzione creativa di Fabio Di Ranno, Valeria Giassi e Dario Vero. Produzione esecutiva Gli Ascoltabili, con Fabio Quintiasmanzio, Eleonora Alberti, Emanuel Virgili. Regia Fabio Di Ranno.